Rino Tommasi, buon pomeriggio! Buongiorno, buongiorno. Intanto Rino, ti do subito una notizia. Che succede? Hai visto quella sfida da galantuomini Milan-Juventus sabato sera? Sì. Allora, dove c'è stato il destro di Mexes a Boriello? Sì, su una costola. Buonasera intanto, Messi. Ecco, l'1-2 di Muntari all'Steiner, l'alta comitata di Pirlo a Fanbom. Sono uscite adesso le sentenze del giudice sportivo, che dà 3 giornate di squalifica a Mexes, nessuna giornata di squalifica a Pirlo, e lì siamo sullo scandalo, 0 giornate a Muntari, che ha colpito l'Steiner tipo Sugar Ray Leonard piuttosto che non l'avrebbe apprezzato, secondo me, maestro, veramente un bel 1-2, eh. Prima gomitata per liberarsi della presa e poi un 1-2 niente male. A me era piaciuto meno di tutti Mexes. Sì. Un po' gratuita, anzi un po', abbastanza gratuita, sì, e anche non premeditata. Non c'entrava proprio niente, ecco. No, una cosa, che tra parentesi, Rino, che poi prima di parlare delle cose della Roma, una partita orribile, Rino, no? Prima, dopo, le... No, io parlo proprio per questa atmosfera di tensione. Ma se quella è il miglior calcio che il nostro campionato deve offrire, non è un bel vedere, ecco, tutto lì. Però non, secondo me non è stata una bruttissima partita, a tratti si è fatta apprezzare. Perché c'è stata l'incertezza del risultato, il risultato che è cambiato 2 volte, e quindi questo naturalmente rende più piacevole una partita di calcio. Una partita di calcio, se non c'è... Se come parte arriva, ci vogliono degli sbalzi di umore, no? Ma è un campionato falsato, maestro, per quel gol che non è stato dato? Ma sai, se tu vai a vedere tutti gli episodi che possono influire e rendere magari determinante la classifica del campionato, non se ne esce più, Però questo, insomma, in una partita così delicata... Il problema è che non lo sai mai quando è che i punti sono decisivi e quali sono i risultati che poi possono incidere sul campionato, perché magari, che ne so, in un campionato che non ti sembra che non sia successo niente, se vai a vedere una squadra ha pareggiato quella partita che doveva vincere, ed è quello che magari alla fine fa la differenza. Insomma, è chiaro, insomma, non puoi pretendere, ed è difficile che poi le partite molto attese diano un grande spettacolo, Però Rino, io una cosa, adesso al di là di tutto, oltre alla partita in quanto tale, al di là che poi il gol di Muntari era talmente evidente, cioè, e secondo me ha anche sbagliato Muntari, perché Muntari l'ha tirata addosso a Buffon, che era già per terra se l'avesse tirata dritta per dritta. Comunque il Milan è sicuramente danneggiato, ma è assurdo come a fine partita Gagliani torni a parlare con l'arbitro, che è una cosa che ricordo sarebbe vietata, Conte si mette a dire... Ma Gagliani non è lo stesso di Marsiglia? Sì. Allora? E non cresce mai. Conte dice, questi voi siete come la mafia, e non viene punito. Chiellini, che a fine di ogni partita si mette a fare a botte con tutti i giocatori possibili. Sì, non è stato un bello spettacolo, via. Io in questo dico che è terrificante. Ma in un certo senso, cosa vuoi... La mentalità diffusa, vero, nell'ambiente del nostro calcio non è all'insegna del fair play, ecco. No, niente. No, ma poi Conte ha fatto... è vero che fair play è una parola che non c'è in italiano. Conte poi ha fatto un'opera d'arte, secondo me, perché Conte è un altro genio totale. Quando Conte ha detto, secondo me il pre-partita è stato un pochino troppo acceso, è stato troppi alti toni. Insomma, se c'è uno che sta aizzando, no? Mi sembra proprio... No, ma... Questa partita è stata caricata troppo. Non c'è dubbio. Peraltro, insomma, il campionato ci dice che queste sono le 2 squadre più forti. In questo momento sì, infatti ho sbagliato io, in questa stagione non ci sono dubbi, appunto. Maestro, la domanda delle domande proprio, ma possiamo nel 2012 permetterci ancora di non sapere se un gol è dentro o no? Sì, ce lo possiamo permettere. Ne possiamo fare a meno, secondo lei, ancora, secondo di non me, sapere? Io credo che si possa farne tranquillamente a meno, quanti episodi ci sono, se tu vai a rivedere il film di tutto il campionato, quanti episodi ci sono che possono essere stati decisivi? Beh, questo qua potrebbe essere decisivo. Inghilterra-Germania del Mondiale è stato decisivo. Ma magari ci sono
ci possono essere un numero elevato di episodi che possono essere stati determinanti. Io secondo me, se ci possiamo permettere, se il calcio ha vissuto tranquillamente 100 anni senza prove televisive e può andare avanti lo stesso. Però si è sviluppato, cioè lo sport si è sviluppato. Anche la tecnologia. Si è sviluppato perché una volta non c'erano i mezzi anche tecnici o tecnologici per arrivare a visionare una partita come invece facciamo adesso. Però insomma io non trovo niente... Non trovo niente di scandaloso, insomma, gli errori arbitrali ci sono sempre stati, sarebbe meglio che ce ne fossero di meno. Guarda, ho sentito qualcuno che ha messo in discussione a un certo punto la designazione di un guardalinee, che è stata considerata inappropriata. Ma se dobbiamo stare attenti anche alla designazione del guardialine, non se ne esce proprio più, eh. Rino, che te ne pensi? Ti ricordi quando ci fu la partita tra Milan e Juventus in Coppa Italia, no? Quella che vinse la Juventus, e Gagliani che accusò Chiellini di essere uno spione, no? Perché andò a dire che Ibrahimovic aveva dato una manata a Storari, se non ricordo male. E il Milan poi nella giornata di ieri fa un comunicato sul suo sito, le immagini TV segnalano dopo il lavoro di gomito di Andrea Pirlo, il Juventus-Milan ai danni di Gomez, altre due comitate dello stesso Pirlo. Ma ai danni, guardi, di è inutile Bommel. Che ce lo ripetiamo, noi il fair play non sappiamo neanche dove sta di casa, non è che lo scopriamo adesso, purtroppo ci mancano le basi, proprio non abbiamo fatto le elementari, dai. Rino, tra pochissimo ti chiederemo anche di De Rossi, quindi oltre al discorso di fair play andiamo anche su però abbiamo un attimo la pausa, però abbiamo un attimo di pausa, Rino, sì, quindi sì. Ci fermiamo solo per un attimo, il tempo così di mi preparo andiamo.